Grazie Presidente. Dunque, io non ho avuto il piacere di lavorare con lei, però ho avuto modo di conoscerla per altri percorsi, in molti casi condivisi, ancorché ci si occupava di ordini di studio di competenze diverse e anche con ruoli diversi, perché io l'ho conosciuta mentre ero a scuola, insegnavo in un liceo, quindi l'assessore Coscia si occupava, come è stato per competenza, no? In maniera specifica delle scuole di competenza di Roma Capitale. Però, ripeto, ho avuto modo di conoscerla per rapporti che, questioni che finivano poi col ricadere anche sulle scuole superiori. Ed effettivamente non ho remore a definirla una persona di grande spessore culturale, ma anche e soprattutto di grande spessore umano. Quindi una donna, dico per certi aspetti, eccezionale, che ha saputo coniugare la severità, perché era una persona molto severa, ma una persona che sapeva quello che voleva e sempre nell'ottica di grande, grande rapporto umano. Quindi veramente consegno all'Aula il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e augurandomi insieme con tutti che si possa veramente intitolare una scuola a quella che, senza offendere nessuno, mi permetto di definire forse il più grande assessore alla scuola che Roma Capitale abbia mai avuto. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie.